Giovedì 23 maggio alle 17.30 nella biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura verrà presentato il libro Massimiliano Kolbe, un mistico nella scia dell'Immacolata, scritto da padre Raffaele Di Muro, nostro docente. Il libro è edito dalla LEB, la libreria editrice vaticana. Padre Raffaele, cosa porta in più questo libro alla conoscenza su San Massimiliano Kolbe? Direi un dato molto importante, cioè questo. Generalmente Massimiliano Kolbe è conosciuto per la sua morte, per il suo essere stato nel campo di concentramento di Auschwitz, per aver dato la vita per un papà di famiglia, per le città dell'Immacolata che ha fondato in Giappone e in Polonia. Poco è conosciuto invece sotto l'aspetto del suo essere uomo di preghiera, uomo di Dio, mistico. Quindi se vogliamo questo approfondimento ci aiuta a capire che Massimiliano Kolbe giunge ad Auschwitz, ma anche perché è stato un grande mistico. In sostanza il suo essere uomo di Dio, uomo contemplativo, lo porta progressivamente a donare la vita. E dunque Auschwitz rappresenta solo il punto più alto del suo cammino di uomo di preghiera. San Massimiliano ha un grande amore per la Madonna, infatti assieme a questo libro ne verrà presentato un altro, sempre edito da Lev, Pensieri su Maria. Sì, è un testo che raccoglie tutti i brani, o quasi tutti i brani di Kolbe riguardanti il suo amore per Maria. In sostanza è una antologia nella quale sono riportati brani in cui Kolbe parla di lei, prega lei e soprattutto raccomanda a tutti, si tratta di articoli per lo più, la devozione appunto all'Immacolata. Dunque anche qui è un voler scoprire in maniera sempre più completa questo personaggio che conosciamo generalmente solo dall'atto finale della sua vita, dalla sua morte in Auschwitz. Padre Raffaele, lei è docente alla nostra facoltà, ma è anche il direttore della cattedra Kolbiana, istituita nel 2008 presso la facoltà San Bonaventura. Di cosa si tratta? Qual è l'obiettivo? Quali sono le sfide che lancia e che vuole raccogliere la cattedra oggi nel contesto sociale in quale viviamo? La cattedra si pone l'obiettivo di approfondire Kolbe da un punto di vista accademico. Tanto è fatto ed è stato fatto nel suo nome da un punto di vista liturgico, da un punto di vista operativo, missionario. Probabilmente occorre un maggiore approfondimento da un punto di vista scientifico sulla sua figura, sulla sua spiritualità, proprio per capire fino in fondo il segreto del dono della sua vita all'Immacolata, a Dio, ai fratelli, per capire in profondità quali erano le dinamiche della sua spiritualità e del suo pensiero mariologico. Quindi si tratta di lavorare ad un livello accademico, ad un livello di studio, cosa che in effetti in molti casi manca. Quindi anche questo contributo ci pare importante da parte della nostra facoltà per una conoscenza sempre più completa di Kolbe. Ricordando anche che padre Kolbe studiò proprio al Seraphicum, esatto. Dal 1912 al 1919. Era quello che oggi sarebbe stato il Seraphicum, non era ovviamente qui nella sede dove ci troviamo noi, ma era nell'allora collegio internazionale, quale oggi il Seraphicum, che era in via San Teodoro. Però in effetti è bello sottolineare questo periodo lungo di ben 7 anni nei quali lui pone le basi, soprattutto con la fondazione della Milizia dell'Immacolata, di quello che sarà il suo futuro apostolato. Bene, ringraziamo allora padre Raffaele Di Muro e ricordiamo l'appuntamento con la presentazione di Pensieri su Maria e Massimiliano Kolbe, un mistico nella scia dell'Immacolata, giovedì 23 maggio alle ore 17.30 nella biblioteca della facoltà.